così ragazzi, oggi vi lascio il video del gameplay di set e match. Si accendono le luci a Wimbledon, sfida tra Davide e Francesco. Inizia a partire Francesco con una battuta corta, parte Davide in risposta, sempre sotto rete, allunga un po' Francesco la battuta, poi sbaglia il colpo di ritorno, 15-0 per Francesco. Bella battuta di Francesco, in diagonale come solito, si va alla risposta di Davide, Francesco sbaglia, becca la rete, 15-15. Riparte quindi la battuta Francesco sotto rete, poi spara fuori, quindi 30-15 per Davide. Proseguiamo, sbaglia il primo colpo, poi Davide non riesce a rispondere, 30-30, partita molto combattuta tra appunto questi due grandi atleti. Adesso una serie di scambi, palla da un corridoio all'altro quasi, non riesce a arrivare, becca la rete Davide, quindi 30-40 per Francesco che sbaglia la prima battuta, mette molta pressione con un quasi ace, 40-40 però perché Francesco sbaglia ancora la risposta. Due battute sbagliate, quindi vantaggi per Davide. Battuta buona questa volta per Francesco. Partiti male in battuta per adesso i due ragazzi. 40-40. Palla break quindi fallita da Davide. Adesso riparte la battuta Francesco. Subito una gran serie di scambi. Sbaglia Davide, quindi vantaggio per Francesco. Palla adesso decisiva per il gioco, non trova la risposta corretta Davide e quindi 1-0 per Francesco. Battuta adesso Davide che trova un bellissimo diagonale, buona risposta anche da parte di Francesco. Adesso mette molta pressione Davide, attenzione, se sbaglia Francesco la pressione che gli ha messo Davide viene tramutata in punto. Ottima serie di scambi tra i due grandissimi giocatori. Palla che sbatte sulla rete, ma comunque ancora valida. Sbaglia Francesco, quindi 15-0. La battuta di Davide, ancora bellissimo diagonale. Tiro fuori, quindi 15-15. Parità quindi. Primo errore dalla battuta di Davide. Buona la seconda, sbaglia però la risposta, quindi 15-30 in favore di Francesco che può accaparrarsi break 15-40, attenzione, questo potrebbe essere il punto per il break, già di sì, esatto, il break di Francesco, gioco 2 da parte di Francesco. Si riparte quindi in battuta Francesco, palla che sbatte contro la rete, quindi 15-0 per Francesco. Sbaglia ancora clamorosamente Davide, quindi 30-0. Momento un attimo sfavorevole per Davide, quindi 40-0 per Francesco. Brutta inizio gioco di Davide che non riesce, trova però un bellissimo diagonale adesso, ottima risposta, 15-40. Trova il corridoio esterno dall'altra parte, quindi 15-40, ma ace da parte di Francesco, gioco 3, set numero 1. Primo set quindi tra alti e bassi da entrambi i giocatori, molti errori infatti in fase sia di impostazione, quindi alla battuta, sia durante il gioco. 15-0 intanto per Francesco, palla fuori infatti per Davide, ottima battuta adesso in seconda battuta. Vediamo la risposta di Francesco, buona la risposta anche di Francesco, gioco adesso davanti alla linea, alla rete, fuori, palla fuori, quindi 15-15, si va in parità, grande ace stavolta di Davide, 30-15, ottima battuta questa qua del padrone di casa,
si riparte, brutta risposta adesso di Davide, quindi 30-30, un game molto combattuto questo qua, brutto errore questo qua da parte di Davide, 40-30 per Francesco, buona battuta adesso del padrone di casa, è dentro, si continua a giocare. Si procede, buona la risposta da fondo campo da parte di Francesco, qualche gioco sotto rete e poi la battuta, sì, sempre sotto rete, si gioca sempre molto sotto rete, dentro anche questa qua. Continua dunque lo scambio tra i due atleti. A Francesco sta dando molta pressione a Davide, adesso manca pochissimo prima che conquisti il punto ed ecco infatti il punto del game. Parte la battuta Francesco, sbaglia la prima battuta, sbaglia anche la seconda, 15-0, quindi Davide si riparte, ottimo la prima battuta, 15-15, gran punto questo qua in rovescio da parte di Francesco. Qua tira fuori dal campo, poi dopo si riprende, seconda battuta migliore della prima, gioca un po' sotto rete Davide, poi allunga a fondo campo, serie ripetuta di scambi e poi gran punto di Davide in rovescio anche lui, ottimo, questo è subito ace, ottima risposta da parte di Francesco per portare il risultato sul 30-30. Alla battuta sempre Francesco, risposta magnifica di Davide, 40-30, game molto combattuto, meno errori rispetto a prima, ecco appunto. Si va quindi in parità 1-1, parte alla battuta adesso Davide, trova un bel diagonale, la risposta di Francesco corta, ma sbaglia, becca la rete Davide, quindi 0-15 per Francesco che prova il break. Pessima prima battuta, ottima risposta di Francesco in rovescio e segna il punto 30-0. Ottima sempre la risposta di Francesco e Davide sbaglia ancora 0-40. Si riparte, Francesco ha il punto per il break, quindi può già conquistare il game, ma sbaglia clamorosamente, 15-40, non riesce a passare la rete. Si parte con una serie di scambi, ma stavolta perde Davide, perde la pazienza, sbatte contro la rete, game 2 per Francesco. Subito 15-0 nell'inizio game 3. Riparta la battuta, sempre fondo campo per Francesco, che trova poi il 30-0. È un dominio da parte di Francesco questo qua. Palla corta, poi sbaglia clamorosamente ancora Davide, che tira fuori dal campo, 40-0. Il dritto non gli è riuscito sto giro. Scusate il rovescio. Ripartono, bella palla sulla riga questa qua da parte di Davide, poi gioco corto a livello della rete, serie ripetuta di scambi, questo qua è dentro, attenzione, dentro per Davide, sentite il pubblico come acclama ed è 15-40, ottimo punto, bella risposta questa qua di Davide che non ci sta ad arrendersi. Questo è l'errore clamoroso di Francesco in doppia della doppia battuta. 30-40. Si riparte da un 30-40. Palla che sbatte sulla rete, ma non riesce a passarla. 40-40. Sembrava un game già finito. Poi una serie di errori di Francesco e delle ottime giocate da parte di Davide ed eccolo il vantaggio di Davide, vantaggio a 40, sembrava appunto finito e invece
Game 2 viene vinto da Davide. Questo è let, quindi si può continuare a giocare. Molta pressione per Francesco, che non può sbagliare, invece sbaglia, tira fuori. 15-0 Francesco. Scusate Davide. Si continua a giocare. Si gioca verso fondo campo, bella risposta questa qua di Francesco che la mette sotto rete, ma Davide trova poi il corridoio in, col dritto e trova l'altro corridoio. 30-0. Forse sono cambiate un po' le dinamiche della partita. La risposta, serie di scambi, poi dopo la rete per Davide, quindi 30-15. Subito la pressione da parte di Francesco, ed è 30-30. Ottimo punto questo di Francesco, che prova a riguadagnare il break. La palla sbatte contro la rete, ma non riesce a passarla. 30-40 Francesco. Si continua a giocare, questo è possibile punto a punto del break, ma Francesco non riesce a oltrepassare il suo campo. 40-40, si andrà in vantaggio anche in questo game. Ottimo dritto di Francesco, che è stato prudente. Stavo per dire appunto che Davide doveva essere un pochino più azzardato, ci prova, ma è vantaggio Francesco. Si prosegue e niente, game 3 va a Francesco, quindi set va sul 2-0 per Francesco. Vi ricordo che si finisce col 3-7. Adesso siamo già 15-0 per Francesco, che prova a chiuderla subito, ma prende la rete. 15-15 e si riparte. Palla lunga in diagonale. L'ottimo rovescio di Davide, che però adesso sbaglia di nuovo il rovescio. 15-30 Francesco, out, quindi sarà da ribattere. Le proteste del pubblico, come sentite, e questo non oltrepassa la rete, quindi 15-40, punto decisivo per Francesco, che può già vincere il game. E trova la stoccata giusta, perché sbaglia Davide. Game 1 a Francesco. Si riparte, sbaglia la prima battuta a Davide, poi palla corta, ottima risposta di Francesco, sempre nel corto. Serie ripetuta di scambi, poi Francesco va lungo. 15-0 Davide. Ottima questa battuta, Francesco sbaglia clamorosamente un diagonale che va fuori addirittura dal campo. 30-0 Davide. Francesco inizia a mettere pressione, Davide deve rispondere, cercare di, ecco, 30-15, cercare di mettere più aggressività, cercare di recuperare il più possibile, perché chiaramente un altro game a Francesco potrebbe essere 40-15, intanto potrebbe essere la chiusura del match. Si riparte con gli ottimi, per adesso, dritti da parte dei due giocatori. Sbaglia clamorosamente Davide. 40-30, ancora chance di rimanere in gioco per Francesco. Serie ripetuta di scambi leggeri. 40-40, mette abbastanza pressione da guadagnare il punto. Vantaggio però Davide, sbaglia clamorosamente, fuori dal campo per Francesco. Si prosegue, ancora fuori, game 1 pari. Sbaglia, va lungo Davide. 0-15 quindi per Francesco.
Seconda battuta buona, si riparte, non va oltre la retina, 30-0 per Francesco. Due ottimi atleti che in questo momento, è dentro, attenzione, incredibile. Due ottimi atleti, come stavo dicendo, che in questo momento si contendono Wimbledon, ed è 40-0 per Francesco. Brutto rovescio di Davide, che trova solo il fuori campo. E poi anche qua la risposta di Francesco, 15-40. E poi è il 30-40, doppio errore da parte di Francesco in battuta. Ma il game 2 lo conquista proprio lui, perché sbaglia Davide e va lungo. Ottima invece questa battuta di sempre di Davide, che deve cercare di far mettere ancora un pelino di pressione, però Francesco sbaglia, quindi 15-0. Potrebbe essere il game decisivo della partita, perché 2-1, se 15-15 intanto, se dovesse vincerlo Francesco, il match sarebbe suo. Due brutti errori da parte di Davide in battuta, 15-30. Ottima invece questa battuta qua. Francesco sbaglia, 30-30. Sbaglia il dritto, Francesco finisce fuori dal campo. Si rivà in battuta. Serie di scambi, poi Davide trova il dritto sbagliato, quindi 30-40. Ottima palla questa qua di Francesco sul filo del gioco, e finisce qui 1-3, set 3-0 per Francesco, che si aggiudica Wimbledon.